Bossi, vogliamo Umberto Bossi, Bossi, Bossi. Madonna libera. Il governo ha avvisato, il padano ha incazzato. Facciamo un passo indietro. Sono le 6 del mattino. È presto, ma mi alzo felice perché oggi ho un appuntamento importante con il popolo leghista in Piazza Duomo a Milano. Giusto il tempo di prendere un caffè doppio e sono in macchina. La scritta Viva Bossi sulla polvere del culo di un pullman polveroso mi conferma che oggi sarà una giornata indimenticabile. Finalmente arrivato, pronto alla scoperta antropologica dell'ultima tribù. Fiato padano! Ci suda una palla al piede, non le possiamo più! La secessione subito! La maggior parte dei politicanti sono del sud e loro non si toccano i panni di bocca per dividere con gli altri! Padania! Padania libera! Piemonte, Veneto, Lombardia, vogliamo l'autonomia! Libera e indipendente, il sud dell'Italia dove lo mettiamo? In Africa. Lei qui alla manifestazione? Sì, sì, sì. Come mai? Mi dica, cosa l'ha smossa stamani per venire qua? Mi piace Maroni. Mi piace Maroni perché è una persona seria, onesta, tranquilla e di fiducia. Ma lei di dov'è? Di Barletta. Di Barletta, senta, non si trova a disagio con un partito secessionista? No, perché... Perché? Perché, perché lei la lascerebbero fuori. Non importa niente. Lei non è d'accordo con la definizione o ci si salva tutti o non si salva nessuno. Scusa, per niente. Volevo fare un appello ai napoletani, tenetevi la spazzatura a casa vostra. Facciamo le guerre mondiali da un schieramento e finiamo dalla parte opposta. Il Duce è stato tradito dagli italiani. Cosa significa uniti alla Germania? Vuol dire che ci uniamo col federalismo, col sistema della Germania, leggi e regole e tutto. Perché la Germania è un popolo, noi siamo tedeschi nel lavoro e nell'ordine e nel bilancio, quindi va bene. Non bisogna pagare le tasse. No tasse, basta tasse. E poi gli ospedali, i mezzi pubblici. Anche i mezzi pubblici. E Monti, tagliare la testa. Autonomia, libertà, federalismo. Ma la Lega è stata al governo, qualcuno dice 8 degli ultimi 10 anni, voi come rispondete? Con una percentuale così bassa non è che si poteva fare molto di più. E voi sperate nelle prossime elezioni di prendere di più? Molto, molto di più. Quanto? Diciamo un 18, visto come vanno le cose adesso. Un 18? Quando siamo il 50% come andiamo noi. Umberto, siamo l'esercito padano! Umberto, siamo l'esercito padano! Lei si sente guerriero padano? Molto. Quanto è alta questa bandiera? 9 metri. Ce la fa tenerla da solo? Ma naturalmente. È un guerriero padano? Non siamo italiani. Quanto è alta questa bandiera? Questa è 9 metri. Ce la fa tenerla da solo? Sì, sì, ce lo faccio. Ce anche lei è un guerriero padano? Sì, mi sembra di essere Cristoforo Colombo con la vela che naviga. E anche un po' Garibaldi? No, no, assolutamente no. Che fa la Guardia Nazionale padana? Fa da incazzata. Prima i fatti e poi si discute. Come andiamo la prossima volta? Col fucile. Ma fucile, no. Fucile, fucile. No, si dice così per provocare. No, la verità. Grazie. Abbiamo già in macchina fucile, canne mosse. Il governo ha avvisato, il padano è incazzato. Che significa? È quello che c'è scritto qua. Che succede quando il padano è incazzato? Non lo so di preciso, tante cose. Che cosa chiedete al posto del governo Monti? Quali altre leggi economiche la Lega vorrebbe al posto delle attuali? Bisogna chiederlo a quelli più esperti di me. Senta, ma qualcuno dice che la Lega è stata al governo 8 degli ultimi 10 anni. Adesso queste cose sono politico, tanto ho approfondito io. Più fatti e poche parole. Quali fatti, quali leggi economiche vorreste fossero approvate? L'hai preso di più. Noi siamo ignoranti, ci mettiamo le dita nel naso e allora siamo contro i professori. E che cosa proponete in alternativa?
No, in alternativa alle leggi economiche, che cosa del governo Monti, che cosa proponete? Non so rispondere perché, ripeto, siamo ignoranti. Una legge che le piacerebbe fosse votata? Beh, veramente non lo so. Guardi, io sono secessionista. Secessionista, va bene. Allora, facciamo solo un saluto alla telecamera. Io sono per la secessione, guardi cosa c'ho dietro. Che c'ha, signora, dietro? Che cosa? Non vedo. Ah, sulle chiappe, signora, Padania Libera. Ah, ecco qua la firma. Ah, ho visto. Laggiù in basso sulle chiappe. Sì, ok, sì. Sì. Saluti. Ciao. Ciao. La parola ai lettori, ai cittadini, come giustamente sia. Ma i cittadini avevano votato in questo Parlamento e il Parlamento ha eletto Monti. Noi siamo una Repubblica parlamentare. Non è d'accordo? No, non sono d'accordo. Vuol cambiare la Costituzione? No, non è che voglio cambiare la Costituzione, è che noi non abbiamo votato Monti. Noi abbiamo votato il Parlamento, non siamo una Repubblica presidenziale, ma parlamentare, infatti. Infatti. E quindi è giusto che dare la voce ai cittadini italiani. Grazie. Prego. Questa è una vera dittatura. Questo Monti qua, dittatore, non piace a nessuno, ruba i soldi della povera gente. Perché è dittatore? Eh? Perché è dittatore? Ascolta, non è democrazia, deve essere eletta dal popolo. Chi? Ma noi siamo una Repubblica parlamentare, non presidenziale. Vabbè, cosa vuol dire, figa? Che noi si elegge il Parlamento, non il Presidente. È stato eletto non da noi, però, questo Presidente. È stato eletto da altre persone. Ma noi non eleggiamo mai il Presidente, noi eleggiamo il Parlamento che a sua volta elegge il Presidente. Esatto, ma il Parlamento che c'è su adesso, quello che abbiamo eletto noi. Cosa chiede la Lega? Essere più duri a Roma ladrona, battere più forte, secessione. Che si dice dall'alto della Padania? È un cane padano? Certo, certo. Da cosa si differenzia dagli altri cani? Che inglese. Siamo l'unico partito sano. È bello il cappello, eh? Sì, eh? Dove l'ha comprato il fiorellino bellino? L'ho fatto io a mano. Quanto le ci è voluto? Poco. Me ne fa uno anche a me? Magari. È sbagliato un cartello. Quello che ha detto che Fantozzi è come Monti. No, Fantozzi è superiore a Monti, perché Fantozzi perlomeno diceva che l'euro è una cagata pazzesca. La Padania Libera! E come si fa a fare la Padania Libera? Come hanno fatto le altre nazioni, ragazze, informati, loro l'hanno fatta. Ad esempio quali? La Magnesia. Come? La Cecoslovacchia, che ci sono tanti modi. La Cecoslovacchia. Voi provocate. No, io chiedo quindi, però. No, rispondete. Siete proprio furbi. Io metto la vostra risposta. Quali nazioni? Molto furbi siete. Non vuole rispondere. Servi di Roma. Pensione per tutti! Anche per gli immigrati? No! No! Assolutamente! Che dice, sono contro questi stranieri che vengono qui a fare i sanguisuga. Immigrato significa aiutarli a casa loro. Ma magari se vivono qui da 15 anni è qui casa loro. E che cosa chiede quello al nuovo governo? Quello che dice Bossi! Quello che dice Bossi? Quello che dice Bossi per me è Vangelo. E se Bossi dice una cosa non vera? Non le dice cosa non vera! È Vangelo! Vangelo. Cosa intende lei per radici? Radici culturali del territorio. Ad esempio lei che radici culturali ha? Cioè, la cristianità. Allora, la cristianità non si mescola con altre, non è un ingrediente di cocktail. Non è un ingrediente? Di un cocktail multi... Che oggi in piazza, sì, per manifestare a quel governo qua di merda che non va bene. Basta. Che cosa chiedete al posto del governo Monti? Che vada a casa quel governo qua. Vada, sì. Vada a casa. Fatti, mangiano, sì. I politici. Mangiano troppo, mangiano. Grazie. Troppe tasse. Tante. Per colpa di chi? Di chi ha governato negli ultimi 8 anni? Prodi c'è stato 2 anni negli ultimi 10, poi. Ma c'è stata la Lega Nord. È abbastanza un giorno Prodi al governo che rovina tutto. Guardatelo in faccia. Se una persona... È dalla faccia, si capisce. Subito. Grazie. Quando parla di ladri, a chi si riferisce? Non a Berlusconi. No, stasera Berlusconi con i ladri. I ladri sappiamo chi sono. Non Berlusconi. No, non è. No. Almeno quello non è un ladro. Io non sono di Berlusconi, però non è un ladro. No, è un puttaniere. Puttaniere, vabbè. È che qua
è tutto una cassata sto governo, capito? Te capì? Dai Umberto! Buon appetito! Grazie! Buon appetito! Lei è qui alla manifestazione? Assolutamente, sono qui per vedere l'antropologia umana, la stupidità fin dove arriva. Sono stati su fino a ieri col capitalista a governare e adesso fanno gli statisti. Calderoli è il massimo. Parco Buoi, la saluto. Grazie anch'io, salutiamoci. Prego. Insieme, ne ho trovato. Prego. Uno che la pensa come me. Prego. Sto tornando ora da Milano e sono in macchina. Com'è andata? L'avete visto anche voi com'è andata? Male. E non credevo sinceramente andassi in maniera differente, non poteva andare bene. Ma nonostante questo ci sono rimasto male. Io sono rimasto male a non sentir parlare a proposito di ricette economiche, di redistribuzione della ricchezza. Oppure ci sono rimasto male a non sentir parlare per prendere soldi dalla possibilità di partire dalla riduzione, o meglio dall'azzeramento delle spese militari, magari a partire da quei 131 cacciabombardieri F-35, quei maledetti strumenti di morte. Non ho sentito parlare di estensione dei diritti, ad esempio parlano di cancellare l'articolo 18, ecco, a me sarebbe piaciuto sentir parlare questo articolo 18, di estenderlo. Così come dare alle coppie dello stesso sesso la possibilità di sposarsi, così come dare diritti di cittadinanza. E questo ha molto a che fare secondo me con l'economia, perché quando si dà un diritto, il diritto per sua stessa natura da individuale riesce a diventare collettivo, perciò a diventare una possibilità non solo per la persona ma anche una possibilità di riscatto per un intero paese. Ci sono rimasto male poi perché non ho sentito parlare di laicità dello Stato, eppure la differenza fra reato e peccato servirebbe a rendere uno Stato moderno e perciò anche economicamente avanzato. Ci sono rimasto male poi perché non ho sentito mai collegare l'economia al rispetto dell'ambiente, e invece noi dovremmo aver cura dell'ambiente. L'ambiente potrebbe diventare il nuovo motore ecologico per far funzionare anche l'economia, magari partendo dall'azzeramento di tutte quelle opere inutili, dannose, costose come la TAV Torino-Lione, treni alta velocità, e anche il sottoattraversamento fiorentino, lungo, dannoso, pericoloso e totalmente inutile. Ci sono rimasto male per tutto questo, però so che ci siamo rimasti male in tanti e in tante, e perciò continuo a nutrire una fiducia che si chiama una speranza, davvero, di riuscire a costruire un mondo diverso e migliore di questo. È un po' retorico, e chi se ne importa se davvero riusciamo in questa impresa di cambiamento.